Il problema del piano inclinato prevede un oggetto di massa m posto sopra a un piano inclinato di un angolo θ privo di attrito. L'oggetto, come tutti gli oggetti nella nostra trattazione di meccanica, è fino adesso puntiforme. Nella realtà quello che diremo varrà anche se l'oggetto è un blocchetto che scivola, ma non se è una pallina che rotola, perché in quel caso sono coinvolti alcuni fenomeni differenti da quelli che studiamo adesso. Quindi rappresentiamo il piano in sezione, indichiamo con A questo vertice, con B quello in fondo e con C il vertice in cima, e sia L uguale alla misura dell'ipotenusa di questo triangolo rettangolo sezione del piano inclinato, la lunghezza, completa del piano stesso. Il problema del piano inclinato risulta particolarmente semplice se si sceglie un asse delle ascisse parallelo alla faccia del piano che viene percorsa e un asse delle ordinate y ad esso perpendicolare, in questo modo, invece del consueto riferimento xy orizzontale verticale. In questo modo, infatti, la quota del nostro blocchetto y di t è costantemente uguale a 0 per tutta la durata del tragitto e anche la velocità lungo y è costantemente uguale a 0 perché la quota non cambia mai, e se la velocità è costantemente uguale a 0, essa non cambia mai e anche l'accelerazione lungo le y sarà nulla. A questo punto disegniamo lo schema del corpo libero tracciando tutte le forze che agiscono sulla nostra massa m. Avremo il peso W in direzione verticale. E la normale esercitata dal piano d'appoggio in direzione perpendicolare al piano stesso. Non ci sono altre forze se il piano è privo di attrito. Per risolvere il problema di calcolare tutte le variabili cinematiche, quindi accelerazione e velocità lungo il piano, dobbiamo scomporre queste forze lungo gli assi coordinati. Per scomporre le forze osserviamo innanzitutto che questo triangolo rettangolo che ha θ come angolo alla base avrà questo angolo nell'altro vertice complementare ad esso e quindi uguale a 90 meno θ, come accade per tutti i triangoli rettangoli. Di conseguenza, questo angolo qui sarà ancora θ perché complementare a 90 meno θ, essendo l'asse delle y perpendicolare al piano, e quindi questo stesso angolo è uguale all'angolo formato dal piano alla base. Se dunque vogliamo scomporre la forza peso nelle sue componenti lungo la direzione y e lungo la direzione x con il metodo di punta coda o del parallelogramma, abbiamo che questo angolo che adesso evidenziamo è θ, in quanto formato da rette parallele a 2, questo è l'asse delle y che è parallelo alla direzione della componente lungo y del peso e questo è parallelo al bordo del piano inclinato, e poiché questi due formano un angolo θ, anche questo formato dalle due rette parallele sarà θ. Notare che in questo riferimento così speciale il peso ha anche una componente lungo x perché non è parallelo all'asse delle ordinate. Quindi le componenti scalari del peso saranno wx, componente parallela al piano, uguale all'intensità del peso per il seno dell'angolo θ che produce questo cateto che è
uguale all'altro di questo secondo triangolo rettangolo identico al primo, quindi sarà modulo di W che è M per G per il seno dell'angolo θ. Notate che la componente con il seno questa volta è sull'asse delle ascisse e non sull'asse delle ordinate come molto spesso accade nei problemi di fisica, ma in realtà il teorema sui triangoli rettangoli dice che si moltiplica per il seno quando si vuole ottenere la componente opposta all'angolo, che è proprio quello che accade in questo caso, perché questa lunghezza corrisponde a Wx positivo perché orientato come l'asse delle ascisse. Analogamente avremo che la componente y del peso sarà il modulo di W m per g, questa volta per il coseno di θ perché è il lato adiacente, con un segno negativo in quanto rispetto alla direzione scelta come positiva sull'asse delle ordinate questo vettore ha orientazione opposta. In termini vettoriali, quindi W è il vettore che ha componenti mg seno di teta, mg coseno di teta con il meno, meno mg coseno di teta. Siamo adesso pronti per scrivere la seconda legge della dinamica. Cominciamo dalla sua proiezione lungo l'asse delle ascisse del nostro riferimento. La scrittura vuole che la somma delle componenti x delle forze sia uguale alla massa per l'accelerazione lungo x. Dunque lungo l'asse delle x, se non c'è attrito sul piano, abbiamo soltanto la componente x del peso, cioè mg seno di teta. Quindi scriveremo mg seno di teta uguale alla massa per l'accelerazione lungo x. La massa si semplifica, come di solito accade in problemi di caduta libera o problemi che coinvolgono la gravità come questo, che non è esattamente di caduta libera perché vincolato dal piano, però sottoposto in realtà alla sorazione della gravità. Quindi abbiamo trovato l'espressione per l'accelerazione lungo x, che è data dal prodotto g per il seno di teta. In maniera analoga possiamo scrivere la seconda legge della dinamica proiettata lungo l'asse delle y, quindi la sommatoria delle forze lungo y uguale m per ay, ma come abbiamo già osservato l'accelerazione lungo y è nulla perché la velocità è costantemente uguale a zero. Lungo y abbiamo la componente della forza normale positiva in quanto parallela alla direzione dell'asse delle y, quindi per il momento possiamo inizialmente scriverle soltanto come sommatorio, quindi ny più wy uguale 0. Successivamente sostituiamo ai vari termini i valori laddove li conosciamo. Ny rimane uguale a se stessa, mentre wy è, come abbiamo visto, meno mg coseno di teta uguale a 0, il che ci permette di ricavare la componente normale al piano della forza vincolare, quindi mg coseno di teta. Quindi siamo arrivati al risultato che la forza normale è un vettore tutto parallelo all'asse delle y di intensità mg coseno di teta, e l'accelerazione è invece questo vettore parallelo al piano di scivolamento con intensità g seno di teta. Allo stesso risultato si poteva arrivare anche in maniera indiretta, nel senso di non utilizzare le proiezioni, ma semplicemente osservando che la seconda legge della dinamica si può scrivere anche in forma vettoriale, cioè la somma di tutte le forze che agiscono su questo corpo, quindi n più w, produce la massa per l'accelerazione vettoriale.
Quindi i tre vettori n, w e ma, che è un vettore di lunghezza ma parallelo all'accelerazione, ottenuto moltiplicando l'accelerazione per la massa, sono i tre lati di un triangolo di cui n è uno dei cateti, w è l'ipotenusa ed ma il secondo cateto. E questo angolo è sempre l'angolo teta che abbiamo disegnato prima, questo, e si vede da questo triangolo rettangolo qui, perché la normale è perpendicolare al piano, che il cateto MA si può ottenere moltiplicando l'ipotenusa per il seno di teta, e quindi si riarriva a questa stessa formula. E il cateto n si può ottenere moltiplicando l'ipotenusa per il coseno di teta, e si giunge a quest'altra formula. A questo punto siamo pronti per calcolare la durata complessiva del percorso di scivolamento lungo il piano. Lo possiamo chiamare tempo di scivolamento. Ricordiamo che la lunghezza L del piano è l'ipotenusa di questo triangolo BC. Per procedere al calcolo del tempo di scivolamento dobbiamo scrivere la legge oraria lungo l'asse delle ascisse parallelo al piano che abbiamo fissato precedentemente. Quindi questo è l'asse delle X, sarà legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato x con 0 più v0x per t più un mezzo ax per t quadro. E se, come abbiamo fatto prima, mettiamo l'origine del nostro riferimento nella posizione alla sommità del piano, possiamo semplificare questa grandezza. Se poi il blocchetto viene lasciato andare da fermo, anche la velocità iniziale è nulla. Abbiamo visto prima che l'accelerazione lungo x si ottiene moltiplicando l'accelerazione di gravità g per il seno dell'angolo alla base teta, e quindi il risultato sarà x di t, legge oraria di questo specifico modo, uguale un mezzo g seno di teta per t quadro. Per trovare il tempo complessivamente necessario allo scivolamento, eguagliamo questa posizione alla lunghezza L del piano, e quindi troviamo il tempo t con l'asterisco, che è il tempo totale di scivolamento. Risolviamo rispetto a t, quindi abbiamo 2L diviso g seno di teta sotto radice quadrata. Scartiamo evidentemente la soluzione negativa, perché è relativa ad un istante di tempo precedente l'inizio del nostro percorso di scivolamento. È interessante confrontare questo tempo di caduta con il tempo che occorrerebbe ad un oggetto lasciato andare dalla stessa altezza a terra, quindi un oggetto in caduta libera che percorra, prima di arrivare a quota 0, questa altezza h corrispondente al cateto del triangolo. Allora, essendo L la lunghezza dell'ipotenusa, la misura di h è L per il seno di teta. Come sappiamo dalla cinematica, in una dimensione il tempo di caduta da quota h è dato dalla formula radice di 2h diviso g. Ma come si vede in questa formula, se sostituiamo al posto di L la sua espressione in funzione di h, quindi L sarà h diviso seno di teta, il tempo di caduta dal piano diventa la radice di 2h diviso g per
Abbiamo un seno di teta, qui un altro seno di teta che viene dalla formula seno quadro di teta, e quindi in conclusione, se indichiamo con TH il tempo di caduta verticale, il seno quadro di teta esce fuori dalla radice e rimaniamo con un T asterisco H diviso seno di teta. Quindi, come era logico, T cresce al diminuire del seno dell'angolo che il piano forma con l'orizzontale, e il seno dell'angolo è legato all'angolo, più piccolo l'angolo, più piccolo è il valore del seno, quindi il tempo si allunga rispetto al tempo di caduta da quota verticale di una quantità che è tanto più grande quanto più piccolo è l'angolo. Chiaramente è possibile variare la lunghezza del piano in modo da ottenere sempre lo stesso tempo di caduta. Questo esperimento concettuale fu uno dei risultati di Galileo, il quale mostrò che si ha un uguale tempo di caduta per tutti i piani che sono lunghi quanto le corde di una stessa circonferenza, nel modo che adesso andiamo a disegnare. Facciamo infatti conto che il nostro piano inclinato di lunghezza L sia una corda di circonferenza ed indichiamo con D il diametro di questa circonferenza verticale. Consideriamo quindi il triangolo avente per lato D e per altro lato L, chiudiamolo. In questo modo si tratta evidentemente di un triangolo rettangolo perché iscritto in una semicirconferenza. Di conseguenza, se indichiamo con alfa l'angolo formato dal diametro e dal piano inclinato, abbiamo che alfa è complementare di teta, cioè alfa più teta fa 90 gradi, ma anche questo angolo al vertice quassù alla circonferenza è complementare di alfa, perché siamo in un triangolo rettangolo, per cui anche questo è uguale a teta. Pertanto in questo triangolo rettangolo moltiplichiamo l'ipotenusa per il seno di teta ed otteniamo L, cioè L è uguale a D seno di teta. Proviamo ora a calcolare il tempo di caduta dalla sommità del piano lungo L, semplicemente inserendo questa formula nella relazione che abbiamo trovato in precedenza, quindi T asterisco è uguale alla radice di 2 D seno di teta diviso G seno di teta, e come si vede il seno di teta si semplifica e rimaniamo con la relazione radice di 2 D diviso H, che è il tempo che occorrerebbe ad un corpo che venisse lasciato cadere da quota D fino a terra. A questo punto è interessante notare che qualunque corda di questa circonferenza si consideri e la si supponga come piano inclinato, il tempo di caduta da questa sommità risulterebbe sempre essere uguale a radice di 2D diviso H, cioè tutte queste corde di circonferenza hanno un tempo di caduta identico a quello dalla sommità del diametro. Quindi tutti i piani inclinati che sono corde della circonferenza così costruita hanno uguali tempi di caduta uguali a radice di 2 volte il diametro diviso G. Ci proponiamo adesso di calcolare il tempo che occorre ad un oggetto lasciato andare dalla sommità di un piano inclinato a giungere in fondo ad esso e la velocità con la quale arriva alla base. Il corpo in questione abbia una massa di 22 kg, l'angolo teta formato dal piano inclinato con l'orizzontale sia di 30 gradi e poniamo che il piano in questione sia
alto da terra un'altezza h uguale 18 metri. Per il calcolo del tempo totale di scivolamento t asterisco possiamo adoperare la formula 2L fratto g seno di teta, però dobbiamo trovare la lunghezza L del piano inclinato. Sappiamo che L per il seno di 30 gradi fa h, quindi L seno di teta uguale h, quindi da questa ricaviamo L uguale h diviso seno di teta. Lo possiamo sostituire all'interno della formula per il tempo di scivolamento e quindi otteniamo radice di 2h fratto g seno di teta per seno di teta seno quadro di teta. A questo punto possiamo sostituire i valori che abbiamo dal testo, quindi 2 per 18 metri diviso 9,81 per il seno quadro di 30 gradi. Usiamo una calcolatrice ed il risultato, inserendo i dati, è 3,83 secondi. Per la velocità con la quale giunge alla sommità, alla base, nel nostro riferimento, dove l'asse delle x è parallela al piano, l'asse delle y è perpendicolare al piano, dobbiamo scrivere la legge oraria della velocità lungo il piano, quindi vy di t uguale v0y più ay per t, ricordando che il corpo parte da fermo e che per l'accelerazione lungo, non y qua, evidentemente stiamo parlando di quello che accade lungo il piano, quindi sono tutte e tre x. Dicevo, per l'accelerazione lungo x abbiamo precedentemente trovato il valore g seno di teta, quindi abbiamo g seno di 30 gradi per t. Basta sostituire al posto del tempo il valore complessivo di scivolamento appena trovato ed ottenere il valore della velocità in fondo al piano, quindi 9,81 per il seno di 30 gradi per 3,83 metri al secondo. Calcoliamo il valore e si ha 18,8 metri al secondo. In questo esercizio abbiamo una massa M di 3 kg che viene lanciata su per un piano inclinato con una velocità V0 di intensità 4,20 metri al secondo. Ci domandiamo, sapendo che l'angolo alla base teta è di 20 gradi, quale sia lo spazio che percorre lungo il piano prima di fermarsi e quanto tempo occorre a raggiungere questa condizione a partire dalla quale poi inizia a scivolare all'indietro, sempre considerando un piano privo di attrito. Dobbiamo evidentemente fissare un sistema di riferimento con l'asse delle ascisse parallele al piano, questa volta però l'asse delle ordinate sarà tale da avere un'origine nella posizione inizialmente occupata dal corpo e direzione sempre perpendicolare a quella dell'asse delle ascisse. Fotografiamo l'oggetto in una posizione intermedia, mentre sta salendo su di esso agirà la forza peso diretta verticalmente in basso ed evidentemente la forza normale parallela all'asse y e perpendicolare al piano.
Scomponiamo il peso nella sua componente lungo l'asse delle ascisse, quindi Wx, con le consuete tecniche lungo l'asse delle ordinate. Come sappiamo, questo angolo è teta, come l'angolo alla base. Risulta quindi che Wx sarà uguale al modulo di W per il seno di teta, perché è uguale a questo cateto qua in fondo. Quindi modulo di W è M per G per il seno di questi 20 gradi, con un segno meno in quanto punta in direzione opposta a quella scelta come positiva per l'asse delle ascisse, mentre Wy sarà meno W, modulo di Wmg, coseno di teta, anche questo con il segno meno, perché contrario alla direzione scelta come positiva per le ordinate. Quindi, sostituendo lungo x, abbiamo m che è 3 per 9,81 per seno di 20, con un meno davanti, fa meno 10,1 newton. Ed analogamente sulle y abbiamo meno 27,7 newton. Applichiamo adesso la seconda legge lungo l'asse delle ascisse: deve essere somma delle forze lungo x uguale m per ax. Lungo x abbiamo wx soltanto, e quindi si ha meno 10,1 uguale m per ax, da cui ricaviamo facilmente il valore dell'accelerazione lungo x, quindi meno 10,1 diviso il valore della massa, che è 3,00 kg. In realtà abbiamo prima moltiplicato per la massa qui e poi ridiviso, perché come in tutti questi problemi il valore della massa non conta, ed otteniamo il risultato finale di meno 3,37 metri al secondo quadro, chiaramente verso la direzione opposta a quella lungo l'asse delle ascisse considerata positiva, perché come si osserva la velocità viene ad essere diminuita proprio lungo la direzione opposta a quella delle x. A questo punto, per rispondere alla domanda dopo quanto tempo si ferma, dobbiamo scrivere la legge oraria della velocità: vx di t uguale v0x più ax per t, e sostituire i valori consegnati dal problema. Quindi v0x coincide con tutta la velocità, perché la direzione è quella dell'asse delle ascisse. Quindi abbiamo 4,20 metri al secondo come valore iniziale, meno 3,37 per t, e uguagliamo a 0 il valore della velocità, quello sarà l'istante in cui si ferma. Quindi t uguale 4,20 diviso 3,37 secondi, calcoliamo il valore e si ottiene 1,25 secondi, ed è la durata di questo percorso. Poi per simmetria ce ne saranno altri 1,25 per ritornare alla posizione di partenza, con velocità di uguale intensità, uguale direzione, ma verso opposto. Per avere invece lo spazio percorso sul piano dalla posizione iniziale a quella in cui si ferma, questo tratto qua, che possiamo indicare con L, è necessario scrivere la legge oraria della posizione lungo le x. Quindi sarà x con 0 più v0x per t più 1/2 ax per t quadro. Anche qua, avendo posto l'origine nella posizione iniziale, eliminiamo la variabile x, non così è per la velocità lungo le x. Quindi sarà 4,20 t meno 1/2
per 3.37 di quadro. Questa è la legge oraria della posizione. Il tratto percorso, indichiamolo con L, sarà x calcolato dopo 1.25 secondi, e quindi si tratta di sostituire 1.25 all'interno della variabile tempo in questa legge oraria. Ed il calcolo, una volta sostituiti i valori, produce 2,62 secondi.